Ciao tifosi del Napoli, ieri abbiamo perso la partita contro il Milan, ma confido che il Napoli si riprenderà e vincerà in Champions League, e oggi ragazzi vi riporto un'intervista che l'allenatore del Milan ha detto dopo la partita Napoli-Milan. Inizia iscrivendoti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime notizie, interviste e molto altro sul nostro club partenopeo. E siamo sempre insieme, e ora passiamo alle notizie di oggi. Milan, Pioli, i nostri tifosi sono unici. Dirò solo una cosa sul Napoli. Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato il bel 4-0 dei rossoneri contro il Napoli. Il Milan espugna il Napoli con un netto 0-4 finale. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune considerazioni in conferenza stampa: sono soddisfatto, abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo fatto una buona prestazione e sono contento, ma dobbiamo già pensare alla prossima. La squadra ha dimostrato di avere carattere, mi è piaciuto l'approccio dei miei giocatori alla partita, se il collettivo gioca bene si esaltano anche le qualità individuali. Il risultato di Maradona non influirà su quello che accadrà in Champions League, ci saranno due sfide da un altro ambiente dentro o fuori. Sarà una partita diversa. Brahim Diaz voleva continuare, ma aveva un problema agli adduttori e io no, non voglio rischiare. Nostro. I tifosi sono unici, ci sostengono e sono sempre ovunque, anche se quest'anno non abbiamo vinto tanto. Cosa voglio dire ai tifosi del Napoli? Niente in particolare. Solo loro vinceranno meritatamente questo scudetto con molti giorni di anticipo. Complimenti ai giocatori, a Spalletti e ai loro. Per la prima volta il Napoli non vincerà senza Osimhen, è un giocatore straordinario con caratteristiche uniche. Vedremo cosa succederà tra 10 giorni, ha aggiunto Pioli. Allora ragazzi, cosa ne pensate delle parole di Stefano Pioli, tecnico milanese? Lasciate la vostra opinione su questo argomento nei commenti. E voglio sapere da te che il Napoli si riprenderà e vincerà nei quarti di Champions League. Scrivilo anche tu nei commenti.